Carissimi ragazzi, un saluto a tutti. Sì, si cambia inquadratura, ma voglio essere dinamico nei video per non avere la monotonia della stessa inquadratura. Ma al di là di questo, allora, da un po' che non vi parlo della mia Miticome, lo farò in questo video, quindi vi parlerò della mia casa domotica, ovvero la mia Mitico Home. Sì, già l'ho detto, ok? E vi farò vedere un po' come gestisco la mia Smart Home, la mia Mitico Home, sia da remoto e sia quando sto all'interno della casa. All'interno della casa sono comandi vocali, ok, però in alcuni casi capita che io debba utilizzare lo smartphone con l'applicazione per poter gestire alcune cosette. Quindi, ragazzi, beh, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, iniziamo subito. Partiamo dalla prima applicazione. La prima applicazione che viene chiamata in questione è l'applicazione della Meros. L'applicazione, voglio ricordarvi che ogni applicazione è disponibile sia per Android sia per iOS, ma sicuramente molti di voi lo sapranno. E con questa applicazione io vado a gestire tutta quella che è l'illuminazione della Mitico Home, quindi tutte le luci e qualche presa smart che comprende la scrivania, ovvero la postazione, il forno e la cappa. Quindi da questa applicazione io posso gestire l'intera illuminazione e qualche presa smart, e questa è una delle, diciamo, 5 o 6 che ho sul mio dispositivo con cui gestisco la casa. La seconda applicazione di cui voglio parlarvi è l'applicazione che alcune volte utilizzo soprattutto da remoto quando sono fuori casa, è l'applicazione Smart Life. Come sempre vi ricordo sia per Android sia per iOS, quindi non lo dirò più. Ed è quell'applicazione che mi consente di gestire tutte le prese smart installate in casa, tutte le prese smart e tutte, diciamo, l'unica lampadina che tengo montata all'esterno della casa. Quindi la utilizzo, la gestisco dalla Smart Life e devo dire che come applicazione è realizzata abbastanza bene e non mi ha creato nessun tipo di problema, solo che ogni tanto sì, qualche piccolo lag, non riconosce l'account, ma va bene così. Però funziona molto bene. La terza applicazione è quella lì che mi consente di gestire gli occhi della casa, ovvero ne ho due. Mi consentono di gestire gli occhi della casa, ovvero l'applicazione della Tekin, perché mi consente di gestire le due telecamere sia da remoto e sia quando sto all'interno della casa. Ed è un'applicazione che mi dà tutto, posso co collegare un mio account per avere un abbonamento, quindi con questa vado a gestire le due telecamere della Tekin installate in casa. L'altra applicazione che mi consente di gestire l'unica telecamera presente in casa è la Mi Home, ovvero l'unica telecamera della Xiaomi, dove la posso direzionare, posso muoverla da remoto, quindi diciamo che mi consente di gestire la mia telecamera a 360 gradi. L'altra applicazione è l'applicazione di Broadlink, l'applicazione che mi consente di gestire il telecomando universale, ovvero quella piccola scatoletta nera che mi consente di domotizzare la TV, quindi dall'accensione allo spegnimento, bilanciare il volume, cambiare canale e quant'altro. Ma non solo, mi consente di gestire anche la temperatura in casa. Quindi con questa applicazione io posso gestire quel tipo di dispositivo. Sì, è vero, sono tutte quelle applicazioni che io non le utilizzo quasi mai, se non in casi eccezionali, perché con un'unica applicazione io posso fare tutto, ovvero l'applicazione dell'assistente Amazon. Non faccio il nome perché altrimenti mi si attiva tutta la casa. Quindi l'applicazione dell'assistente Amazon, da lì posso gestire veramente ogni dispositivo installato in casa, dall'accensione allo spegnimento, controllare la temperatura della casa, avere accesso ad un sacco di funzionalità. E devo dire che anche quando ha ricevuto l'aggiornamento mette in primo piano tutti i dispositivi utilizzati in quel momento, che sono attivi, magari l'illuminazione, qualche presa, li mette lì in primo piano. Però devo dire che l'applicazione mobile dell'assistente Amazon ha una pecca,
anzi magari due, però la seconda non è che sia una vera e propria pecca, ma parliamo della prima, ovvero quella di non avere la live view supportata per quanto riguarda le telecamere, perché dall'applicazione mobile purtroppo non ci sta la visualizzazione delle telecamere. Quindi per questo, ritornando alle applicazioni proprietarie, mi devo per forza valere di loro per poter controllare singolarmente ogni telecamera installata qui in casa. Poi l'altra modalità che a me piacerebbe avere su mobile, cioè era comparsa qualche tempo fa, poi è stata rimossa, non so perché, è la modalità show, ovvero lo smartphone diventa un vero e proprio eco show, rimane sempre lì attivo e può diventare un vero e proprio eco show dove passano informazioni come il meteo, le ultime notizie, l'orario. Quindi, insomma, beh, sono quelle funzionalità che a me piacerebbe avere anche sul mobile. Discorso invece diverso per quanto riguarda l'applicazione dell'assistente Amazon su computer, ovvero su Windows. Sì, perché è presente anche su Windows allo store ufficiale, quindi una volta installata, configurata, ed eccola lì. Possiamo gestire anche da computer tutti i dispositivi della nostra casa, dall'accensione allo spegnimento delle lampadine, controllare ogni presa in casa, impostare delle routine e quant'altro. Ma La cosa che mi piace di questa applicazione dell'assistente Amazon su PC è proprio la modalità show, perché lì, per esempio, come potete vedere lì alle mie spalle, si attiva la modalità show, mi passano tutte le informazioni, come potete vedere anche da questa clip. È proprio come un vero e proprio eco show, solo un pochino più grande. L'altra funzionalità dell'applicazione desktop dell'assistente Amazon è la modalità live view delle telecamere. Quindi, volendo, io da remoto posso avvalermi di un qualsiasi computer oppure di un mio computer personale e posso avere a disposizione la live view direttamente dall'applicazione dell'assistente vocale Amazon all'interno di essa. Quindi posso visualizzare tutte le telecamere presenti in casa, non tutte assieme, ma una per volta. Già è tanto che ha integrato questa cosa, però devo dire che è una funzionalità che io vorrei avere sull'applicazione mobile. Quindi queste è un po', sono un po' quelle applicazioni che io utilizzo per gestire la Miticom, sia da remoto quando sono fuori casa, sia all'interno della casa. Ripeto, all'interno della casa tutta la gestione viene fatta attraverso i comandi vocali, se non in qualche caso eccezionale. Quindi ragazzi, beh, era da un po' che volevo farvi questo video, magari qualche volta vi farò vedere un po' all'interno della Miticom come l'ho organizzata con la domotica, ma questo è un altro discorso. Quindi, se venissero aggiunte queste piccole funzioni all'interno dell'applicazione mobile dell'assistente vocale Amazon, sarebbe veramente un passo avanti e sarebbe un'applicazione veramente molto completa rispetto alle altre con cui poter gestire la propria smart home. Allora ragazzi, è stato un video nulla di che, volevo solo parlarvi di come io gestisca la Miticom, la mia smart home attraverso quelle applicazioni. Sì, come ho detto all'inizio, ne sono tante, sicuramente anche qualcuno di voi porta tante di quelle applicazioni, però l'unica è l'inarrestabile, quella lì dell'assistente vocale Amazon. Quindi ragazzi, io vi ho detto la mia in questo video, adesso aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi avete una Miticom, quali sono le applicazioni con cui la gestite, oppure se la gestite solamente con l'applicazione dell'assistente Amazon. Insomma, ditemi la vostra qua in basso nei commenti e qualora vi dovesse servire una di queste applicazioni, come sempre vi lascio i link ai vari store di ogni singola applicazione di cui vi ho parlato in questo video qua in basso nella descrizione. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto,
ragazzi, iscrivetevi al canale, vi aspetto in tanti, ci tengo molto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto. Queste sono cose che vengono fatte a gratis, quindi tranquilli, non pagate nulla, ma a me date un grandissimo supporto. E oltre a questo, già lo sapete, mi trovate anche su Instagram, perché tutte le novità passano prima da Instagram e poi arrivano qui sul canale. E ve lo ricordo, l'animazione anche, che potete trovarmi con @mitico_snake, ma trovate il link anche qua in basso in descrizione direttamente al mio canale Instagram. Per il resto è tutto, non ho più niente da dire, questo video finisce qua e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!